Ciao a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi sono qui, oh mio Dio, no. Oggi sono qui per... Ma... Che cazzo? Papà! Oh! Oh papà! Che? Oh, ma che è successo? Ma che cosa stai sentendo? Triplo 7 su un microfono. Ma hai fumato qualcosa? No. Della mazzettata sotto i denti. No, non ci vuoi. No! Salve a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare una lavatrice, per favore. Per uno scherzo. Uno scherzo perché siamo quasi al primo aprile, quindi pesce d'aprile, e ho pensato, vabbè, chissà, magari ci sta uno scherzo. A parte lo sketch iniziale che non aveva molto senso, ma vabbè. Bravo, sistema il divano. Mamma si incazza se no. Oggi con noi il nostro complice, già del video 10.000 palline di carta, mio padre, che ci spiegherà il sogno. Allora, Rita mi ha raccontato che ha sognato una bimba bellissima, bionda, meravigliosa, con gli occhi chiari, e me l'ha raccontato settimana scorsa. Dato che la mia ragazza ha gli occhi chiari e mia madre ha fatto un sogno recentemente dove c'era questo bambino con gli occhi azzurri, voglio farle uno scherzo dove dico a mia madre: mamma, la mia ragazza, quindi Ross, è incinta. Non so come potrebbe reagire, non sono bravo negli scherzi, non ho mai fatto scherzi, magari va a finire male, non lo so. E mia sorella da Bari, che è con mia madre, ed io e mio padre siamo a Milano, sarà da nostra complice. Le ho detto di registrare la sua reazione da Bari, sperando che riesca. E perdonatemi se magari la qualità del video non sarà elevata, però almeno raga abbiamo la reazione reale, se... speriamo, vediamo come va a finire. Raggiungiamo 40.000 like per il prossimo scherzo. Magari consigliatemi qui sotto il prossimo scherzo, non lo so. Non ho mai fatto queste cose, però il video delle palline vi è piaciuto. Era comunque più o meno uno scherzo. Se volete un altro scherzo, scrivete qui sotto: voglio un altro scherzo, non lo so, fatemelo capire. E lasciamo 40.000 like, vediamo come va a finire. Sono al telefono con Virginia da 4 minuti e mi sto organizzando perché lei deve registrare da Bari. Dato che io sono a Milano, lei deve registrare con il suo telefono la reazione da Bari. Virgi, di qualcosa. Ciao ragazzi, ho l'ansia. Ce la faremo. La stessa ansia delle palline. Ecco. Quindi ora Virgi prenderà il telefono e registrerà mia madre da lontano. Non lo so, non deve farsi sgamare. Proverò a nascondere il telefono. Vedremo come andrà. Ci siamo. Sto per sentire mia sorella che deve prepararsi per fare la ripresa. Vai Virgi, vai in cucina. Preparati, non sbagliare per favore. Naturalmente a mia madre dirò che ho chiamato anche nonna e ho parlato con papà e gli ho spiegato la situazione, così la situazione già è un po' più realistica. Non ho mai fatto questo genere di cose, non so come possa andare a finire. Proviamoci. Mamma, dove sei? Mamma. Ecco di qua. Si vede. Oh ma! Dimmi Anna. Dove stai? E niente. Poco agitato il ragazzo, eh? Mamma, io quando io arrivo comunque il 2. Sì. Che ora? Alle... La sera. Ok. Vabbè, mamma, no, niente, ho parlato con nonna. Ho chiamato, cioè stamattina ho sentito nonna. Gli ho spiegato una situazione. Cioè, ho parlato anche con papà. Non so come spiegartelo, sinceramente. E riguardo a Rossella. Che è successo? Mi devi lasciare? No. Come parla? Dimmi, che è successo? Non so come spiegartelo, no. È difficile da spiegare. Di, forza. Qua strano con l'asse, di, che c'è? È successo una cosa che non doveva succedere. Come è che sei incinta? Porcaccia la miseria, questa se n'è accorta che è uno scherzo. Ah? Oh, rispondi. È così? È successo, cioè non è una, sì è successo, cioè è successo, non so come devo fare. Come devi fare, mamma, che cosa, come cosa avete combinato? Che è successo, ma? Mamma, non lo so, ti giuro. Non lo so, no, mamma, non lo possono sapere, mamma, non lo possono sapere. Mamma, il fatto è che, cioè, sono già 3 mesi. Come 3 mesi?
Sono già 3 mesi, non è da, cioè non è che l'ha scoperto ora, cioè, cioè tre mesi, cioè vedeva che c'era qualcosa, cioè, era da un po' di tempo che diceva che aveva la nausea, che aveva mal di testa, che non stava bene. Non sto cambiando niente. Non lo so proprio. Assurdo, assurdo, no, assurdo. No, cosa avete combinato? Non mi fate riprendere, per favore, grazie, mi dà una notizia. Bella, sì, ma non è cioè, non è troppo presto, cioè come cavolo avete fatto con tutte le cose che ci sono adesso, come si fa, lo sapete, ci sono tante cose per evitarlo, mamma mia, non lo so, mamma. Mi chiudi, per favore, non mi riprende, per favore, che mi sono cercata. Vabbè, mamma, ok. Vabbè. Ora però naturalmente la richiamiamo. Secondo te? Secondo te? Mamma, saluta. Ma mamma sa che è uno scherzo, che dici? Mamma se ne sarà accorta. No, assolutamente no. Tu dici? No, però stai, si dice, la conosco. No, secondo me, boh, non lo so, no, sembra che se ne sia accorta, come se fosse uno scherzo, è troppo, non lo so. No, no. Secondo me se ne è accorta, boh, non lo so, raga, non so di non essere bravo negli scherzi. Però, boh, non so se ci ha creduto veramente, ora vediamo cosa, la richiamo naturalmente. Bene. Ma, comunque c'è una cosa. Che cosa? Bene, cosa mi devi dire? Cosa mi devi dire? Che sono due gemelli, mamma, sono due gemelli. Sì, ma è uno scherzo. Ma sei uno stronzo, veramente. No, guarda, questa la faccio pagare. Questa la faccio pagare. Sarà uno scherzo, guarda. E ti fanno anche il video, guarda. Controlla, è Virgi. Virgi, dov'è? Virgi, sta qua con me, Virgi. È uno scherzo. Ha registrato tutto, Virgi? Sì, d'accordo con te. Anche lì d'accordo con te. No, vabbè, non si può, guarda, non si può. E tu guarda d'accordo anche. Certo, certo che sì. Bello, beh, complimenti. Farò uno scherzo, guarda la grande. No, sempre. Ciao Rita, ciao, buongiorno. Buongiornissimo. Caffè, buongiornissimo. Povera, guarda, ti uccido, ma non me ne frega, che anzi non schermo. Appena ti uccido. Vai via, ma chiudi, fammi riprendere. Se mi hai fatto, madonna. Anni di vita. Ciao mamma, scusa, ti voglio bene. Che dire? Sì, se n'era accorta, però comunque c'è stata un po' di ansia. Più o meno, cioè verso la fine abbiamo capito che sì, lo sapeva, però era anche un po', non capiva la situazione. Il messaggio, vabbè, a parte mia madre che confonde, perché mia madre confonde le faccine sorridenti con quelle che piangono, e mia madre mi ha mandato questo messaggio a mio padre. Non so perché sbaglia sempre, mette la faccina sorridente con le lacrime e sbaglia, vabbè. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi invito a lasciare 40.000 un like, non lo so, lasciate voi quello che volete, un like, 200, 300.000, non lo so. Vi ricordo che se volete un altro scherzo, magari fatto meglio, perché non sono stato proprio capace, veramente. Devo allenarmi in questo, non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Hai finto! Non sai fare gli scherzi! Cancro! Che schifo, YouTube Italia! Che stronzi di merda che siete, mo ve la farò pagare, uno per uno ve la farò pagare, eh? A tutti e tre, te, tua figlia e a tuo figlio, a te e a tua figlia, ve la farò pagare, uno per volta, ve lo farò io, per lo scherzetto. Mamma, mi sono dimenticato di dirti che tra poco è il 1° aprile, quindi pesce d'aprile, mamma, ti voglio bene.